Cerchiamo di sfruttare questo momento positivo per continuarlo, per dare continuità, che è quello che serve per riuscire a riagguantare la vetta, che è quello il nostro obiettivo. E quindi appunto cercare di dare continuità di risultati con le prossime partite che arrivano. È una lotta serrata fino alla fine, quindi ogni punto potrebbe essere decisivo alla fine del campionato. Di continuare così, sappiamo che anche avevo sofferto di fare qualche gol in più per non farli soffrire fino alla fine, questo ci dispiace, però è bello poi esultare con tutti sotto la curva e è una cosa che ci sentiamo di dare, che si meritano e che, perché poi tutti insieme vogliamo raggiungere quell'obiettivo e quindi grazie a loro che possiamo farlo al migliore dei modi. Non per forza tre così, anche io e Gigi con Fabrizio dietro, quelle sono cose che dipende anche dall'avversario, dal momento della partita. Non si può giocare senza equilibri, ci possono essere tutti i campioni che vuoi in campo, ma l'equilibrio è fondamentale. L'obiettivo personale, so che sono arrivato qui con molta aspettativa da parte di tutti, è normale che fosse così e quindi c'è sicuramente gente che dice anche da solo, me lo dico, che tre gol alla fine sono un po' pochi, perché venendo da Serie A sai scendere, però non è mai semplice. Sinceramente ci ho messo un po', all'inizio un po' faticato a integrarmi, no? È normale in tutti i campionati, non è perché scendi di due categorie, è tutto facile. Quindi poi sono riuscito ad andare in gol per tre volte di seguito, quindi soltanto nei meccanismi con i compagni. Quindi spero di arrivare al minimo a doppia cifra, quello mi sembra di essere il minimo. Però io da quello che ho visto non le conosco tutte ancora, perché non abbiamo giocato contro tutte, però sicuramente quelle che stanno lì su sono Salerno, Benevento, queste sono le più forti. Adesso sta a noi cercare di dimostrare il contrario.